In Toscana ogni anno si registrano 3.400 nuovi casi di tumore al seno, ma 7 su 10 sono in fase iniziale e quindi più facilmente trattabili. Questo grazie ai programmi di controllo, come la mammografia, che permettono di effettuare sempre più spesso la diagnosi nei primi stadi di malattia. Bisogna scoprire il tumore prima possibile perché già di per sé scoprirlo prima possibile determina un importante aumento della sopravvivenza dei pazienti. Quindi prima lo troviamo, meglio è. Il messaggio è quindi fate lo screening. Fare lo screening salva la vita, ma realmente la salva. Oggi i medici oncologi sanno che i tumori della mammella non sono tutti uguali. In particolare, 7 su 10 sono tumori con espressione dei recettori ormonali e HER2 negativi. Sono forme con prognosi migliore rispetto ad altre, ma che comunque possono avere una recidiva e la comparsa di metastasi anche in altri organi. I tumori non sono tutti uguali e anche questo influisce molto sulla possibilità di guarigione o comunque sulla possibilità di cura o sulla diversificazione della cura. Tumore più frequente, fortunatamente, sono questi tumori che hanno recettori ormonali positivi ed hanno questa molecola che si chiama HER2 negativa. Questo di per sé è un indice favorevole. In questa forma di tumore, in aggiunta all'ormonoterapia, oggi sono disponibili farmaci chiamati inibitori di CDK4/6, come abemaciclib, che riducono il rischio di ricomparsa di malattia e in più sono efficaci contro l'insorgenza di metastasi in altri organi. Fino a questo momento venivano utilizzati soltanto per la recidiva avvenuta. Adesso anche per prevenire. Viene definita la doppia indicazione, quindi sia nella fase iniziale protoadiuvante, sia nella fase cosiddetta di prima linea. E quindi questi farmaci, direi incredibilmente, nonostante ci sia stata una recidiva di malattia, in sia locale oppure a distanza, hanno dato e stanno dando delle grandissime soddisfazioni, perché chiaramente riuscire a far vivere una persona bene. O addirittura, non dico guarirla, ma insomma, cronicizzarla realmente. E, insomma, è una soddisfazione prima di tutto per la paziente. E sia un mondo comunque anche per noi, perché riusciamo a far star bene le persone con terapie che sono anche facilmente gestibili da entrambi.